corso delle nostre trasmissioni serali, no? Il Santo Padre Papa Francesco che prega da solo in piazza San Pietro. Ecco, questa potrebbe essere Un una parallelo. immagine che può essere messa in parallelo. E qui invece abbiamo per un attimo visto il nostro cardinale arcivescovo e la preparazione di quello che sarà anche il momento spirituale, la messa, ma anche tra le due parti, la Cappella della Memoria, dove sarà reso omaggio appunto Eh sì, alle c'è il vittime prefetto in del questo momento che terremoto. sta rendendo Pregando. omaggio alle vittime del terremoto. Fra un po' sarà il turno del sindaco dell'Aquila che poi dirà anche alcune parole Lasceremo e lasceremo naturalmente. ovviamente ascoltare ai nostri telespettatori quello che il sindaco dirà rispetto a questo anniversario così importante. Vedete il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco che ha reso omaggio alle 309 vittime del terremoto. Tante immagini in questi giorni, così, di istituzioni, vertici delle istituzioni, rappresentanti, simboli del nostro sistema, ergersi da soli e diventare simbolo poi di una comunità che vuole ritrovarsi, no? Che vuole in qualche modo tornare ad essere unita. Ma anche Angela, il senso stesso di quella che è stata l'organizzazione di questa notte, no? Ha dimostrato due cose. Uno, lo abbiamo detto, la voglia della comunità di non farsi piegare da quelli che sono gli eventi della contemporaneità, e l'altra cosa forte, la collaborazione, come diceva Nello, tra tutte le articolazioni del sistema Stato, ma soprattutto tendendo forte la mano e dando in maniera forte ascolto a chi è stato toccato in prima persona dalla tragedia del terremoto e penso quindi ai parenti delle vittime. Ecco il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che sta percorrendo appunto la navata della Delle chiesa delle anime Anime sante. Sante. Era entrato poco prima il sindaco dei Bariciano, in rappresentanza dei comuni del Francesco Di cratere Francesco Di Paolo. Paolo, e adesso ascoltiamo le parole del sindaco Pierluigi Biondi. Prima di cominciare la lettura dei discorsi, desidero ringraziarla e soprattutto per le parole che questa mattina ha voluto donare alla comunità dell'Aquila e del cratere, parole che non sono soltanto di conforto, ma sono parole vigorose, parole di speranza e di fiducia e anche di incoraggiamento. Io la ringrazio davvero dal profondo del cuore perché continua a confermarsi quella guida di cui questa città ha davvero bisogno. Ringrazio naturalmente il signor prefetto dell'Aquila. Sarebbe stato bello fare questa manifestazione, questa celebrazione, celebrare questa ricorrenza in maniera diversa. Ringrazio il collega e amico sindaco Francesco Di Paolo in questa unità ideale che l'Aquila stasera salda insieme al suo territorio, al mio adorato territorio. Leggo la lettera che il Presidente della Repubblica ha voluto inviare a me, ma in realtà ha voluto inviare a tutti noi, a tutte le comunità. Il ricordo della notte del 6 aprile di 11 anni or sono è impresso con caratteri indelebili nelle menti e nei cuori dei cittadini dell'Aquila e di tutti gli italiani. Un terribile terremoto portò morte e devastazioni, gettò numerose famiglie nella sofferenza e talvolta nella disperazione. Rese inaccessibili abitazioni, edifici, strade, costringendo a un percorso fortemente impegnativo, prima di sopravvivenza, poi di ricostruzione. Nel giorno dell'anniversario desidero rinnovare i sentimenti di vicinanza e solidarietà a tutti gli aquiliani, a quanti nei paesi e nei borghi limitrofi hanno condiviso sia quei momenti tragici, sia gli affanni della ripartenza. Ai nostri concittadini di numerosi altri territori del centro Italia che, nel breve volgere di pochi anni,
si sono ritrovati a vivere drammi analoghi e ora sono impegnati, come all'Aquila, per restituire a se stessi e all'Italia la pienezza della vita sociale e i valori che provengono dalla loro storia. La ricorrenza di quest'anno si celebra in un contesto eccezionale, determinato da una pericolosa pandemia che siamo chiamati a fronteggiare con tutta la capacità, la responsabilità, la solidarietà di cui siamo capaci. Un'emergenza nazionale e globale si è sovrapposta a quell'itinerario di ricostruzione che gli aquilani stanno percorrendo, che ha già prodotto risultati importanti, ma che richiede ancora dedizione, tenacia e lavoro. La ricostruzione dell'Aquila resta una priorità e un impegno inderogabile per la Repubblica. I cittadini hanno diritto al compimento delle opere in cantiere, al ritorno completo e libero della vita di comunità, alla piena rinascita della loro città. Di fronte agli ostacoli più ardui possiamo avere momenti di difficoltà, ma l'Italia dispone di energia, di resilienza e di una volontà di futuro che ha radici antiche e che nei passaggi più difficili della nostra storia è sempre stata sostenuta da una convinta unità del popolo italiano. Oggi questo senso di solidarietà e di condivisione rappresenta un patrimonio prezioso a cui attingere per superare l'emergenza di questi giorni. Sergio Mattarella. Tra l'altro, signor Prefetto, il Presidente della Repubblica era qui all'Aquila proprio in occasione della riapertura di questo edificio sacro, di questa chiesa eretta al ricordo delle vittime del terremoto del 1703. E adesso passo alla lettura del mio ricordo. Sono trascorsi 11 anni dalla notte più lunga e dolorosa della nostra vita e oggi la ricordiamo nel silenzio assordante di Piazza Duomo, un silenzio che amplifica e aggiunge dolore per i nostri cari, vittime del terremoto del 6 aprile 2009, il dolore per i caduti a causa del coronavirus. Il silenzio questa notte ha il volto di chi abbiamo perduto, ha il respiro di un'umanità che lotta contro una minaccia letale, ma quasi irreale nella sua non fisicità, perché materia dei laboratori di ricerca, perché patologia da ospedali. Allora, come oggi, piangiamo la morte avvenuta in solitudine, senza la consolazione dei propri cari. Il ricordo della nostra tragedia di 11 anni fa è rafforzato da un sentimento unico e solidale che accomuna l'intero paese, perché qui in questa piazza deserta, con accanto il prefetto Cinzia Torraco e il sindaco Francesco Di Paolo, in rappresentanza dei comuni del cratere, si compie il riconoscimento istituzionale e collettivo del lutto dell'Italia e non solo. Ci troviamo di fronte all'universalità di un dramma e forse noi aquilani, senza presunzione, ma con l'umiltà di chi ci sta provando, possiamo condividere la nostra testimonianza di rinascita. Il nostro ricordare lungo 11 anni rappresenta per noi una scelta rassicurante, nella misura in cui il passato dà senso al presente. Le nostre ferite non sono solo la conseguenza di un evento drammatico. Il dolore è stato ed è spinta per un processo di rigenerazione che stiamo portando avanti con convinzione e determinazione. Il ricordo del 6 aprile 2009 viene interrogato, raccontato, portato alla luce ogni anno, perché senza non potremmo dare valore e visione al futuro dei nostri figli. Il rinascimento dell'Aquila è l'esito del ricordo che diventa nutrimento per il futuro. Abbiamo imparato che i sentimenti non vanno consumati ma protetti, che la politica può e deve essere costruzione, che non può esserci spazio per la rassegnazione, che l'io attuale non può prescindere dall'io ideale e che la memoria è fondamentale per restare umani, per non far prevalere la barbarie. Cedere all'oscurità significa essere convinti che la luce non tornerà mai. La fiaccola che abbiamo acceso, questa fiaccola invece, ci racconta che la luce c'è e che illumina i nostri affetti, i valori a lungo ignorati,
i tanti progetti da realizzare, ci mostra nuove possibilità e ci sfida ad afferrarle. La notte di 11 anni fa fu illuminata dalla luce di alcuni angeli emersi dall'ombra, i vigili del fuoco che hanno scavato tra le macerie, i volontari che ci hanno soccorso e consolato, lo Stato che ci ha sostenuto. Ora, come allora, non siamo soli. Ora, come allora, alcuni angeli si prendono cura di tutti noi. Ora, come allora, ci danno la speranza in un domani possibile. In questo momento intendo rivolgermi anche a tutti i sindaci d'Italia, in particolar modo a quelli dei territori maggiormente colpiti dal virus e ormai da settimane in prima linea, insieme al personale ospedaliero, in questa difficile battaglia. A loro dico che, nonostante il dolore, la profonda sofferenza e il sentimento di impotenza davanti alle migliaia di lutti che colpiscono familiari e amici, devono assolutamente credere nella speranza, devono tornare a imparare a sperare insieme ai loro concittadini. Non è un imperativo per la sopravvivenza, ma per un futuro nuovo, dove la speranza diventi fattrice di storia, tensione verso uno scopo, impegno per un nuovo umanesimo. Ecco, torniamo in studio con l'audio. Nel frattempo che vediamo in primo piano il braciere sulla piazza Ardere, abbiamo ascoltato le parole del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Prima delle sue parole, la lettura del messaggio mandato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in cui ha ribadito il nostro Presidente, chiaramente facendo il quadro della situazione che stiamo vivendo, dell'emergenza, l'emergenza che la città dell'Aquila e il nostro territorio sta vivendo, ha ribadito però l'impegno, la sua personale richiesta di continuare a lavorare e ad avere la ricostruzione dell'Aquila come priorità. Poi le parole del sindaco, dopo aver ricordato anche lui la situazione particolare di questo anniversario, naturalmente l'appello, il rivolgersi a tutti i sindaci d'Italia che stanno piangendo i morti per il coronavirus e stanno vivendo questo momento tragico come tutti noi. Insomma, un momento molto forte anche questo, Onello, no? Sì, le parole importanti del Presidente della Repubblica, quelle del sindaco Biondi, che si è rivolto ai sindaci d'Italia sottolineando ancora questo legame che stanotte si è voluto così in un qualche modo tessere tra la tragedia dell'Aquila, il terremoto del 2009 e la situazione tragica che il Paese sta vivendo oggi dal nord al sud con il diffondersi del coronavirus. Parole emozionanti e noi siamo proprio lì davanti alla chiesa di Santa Sì, Nello, abbiamo sentito le parole toccanti del sindaco Biondi. Da pochi istanti si è chiusa, come potete vedere, la porta della chiesa delle Anime Sante qui in Piazza Duomo. Adesso inizierà la liturgia celebrata dal cardinale Giuseppe Petrocchi, cardinale dell'Aquila, arcivescovo metropolitano dell'Aquila, una celebrazione ovviamente a porte chiuse, come abbiamo ricordato, proprio per le ragioni legate all'emergenza sanitaria. Vedete i due primi cittadini e il prefetto, penso Torraco, sono ancora qui, proprio fuori la chiesa delle Anime Sante. E una celebrazione, quella di oggi, davvero davvero toccante. Abbiamo visto le immagini del Vigile del Fuoco che accendeva questa fiaccola che vale per le centinaia e centinaia di fiaccole che negli anni precedenti hanno ravvivato e commemorato le 309 vittime del sisma del 6 aprile 2009. Diciamo, una piazza Duomo ancora deserta e che fa sentire veramente tutta la vicinanza della gente, delle persone, dei cittadini aquilani
alle persone che purtroppo non ci sono più. Vedete, le immagini sono davvero suggestive. Vedete questo fuoco che scalda questa notte particolarmente fredda, non solo a livello di temperatura, ma anche e soprattutto nell'anima. Marco, se non hai altre così notizie, altre tue impressioni da comunicarci, noi riprendiamo la linea, anche perché sentiamo molto piano il tuo collegamento. Riprendiamo la linea e continuiamo a commentare in attesa che inizi la messa del cardinale arcivescovo metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi, appunto all'interno della chiesa del suffragio o delle anime sante, che, come ha detto il sindaco, è un luogo simbolo nel simbolo. Anche qui dobbiamo ricordare che quella chiesa fu eretta subito dopo il sisma del 2 febbraio del 1703, la sua data di costruzione è il 1755, e ricorda le vittime dell'altro terremoto che contrappunta la storia della nostra città. Come è storia questa serata, Nello, questi 20 minuti che abbiamo vissuto tutti insieme e abbiamo mandato in diretta questa sera? Guarda caso, proprio in quel luogo lì che tu ricordavi, in tutta la sua importanza, nel suo simbolismo legata al terremoto del 1703, come sottolineava Angelo prima, legata strettamente al terremoto del 2009, quando la cupola franò su se stessa in diretta televisiva, e stasera luogo della memoria e del ricordo anche di tutte le vittime dell'emergenza che stiamo vivendo, in un cerchio, Angelo, che pare davvero chiudersi perfettamente. Esattamente, Nello, in questa lunga cavalcata nella storia tornano quelli che sono stati i concetti, appunto, di comunità, di ricordo, e questa fiaccola che arde nella notte sembra quasi voler indicare la strada e l'apertura verso la chiesa, dove tra poco si svolgerà la funzione religiosa officiata dal cardinale. Vuole quasi passare, diciamo, dall'ambito terreno del ricordo a quello più prettamente spirituale. Un ricordo che, Biondi ha detto, deve essere condiviso e preservato, e queste forse sono le parole più giuste e più importanti da tenere a mente. Preservato. Che cosa significa, Angelo, per te questa parola questa sera? Significa quello che stiamo facendo esattamente noi in questo modo, in questo momento, Angela, esatto. Poterlo raccontare, poterlo far vivere a tutti, perché mi stava venendo da dire a chi non è potuto andare, in questo caso quasi tutti. Nessuno è potuto andare, e la necessità professionale ma etica anche diventa esattamente questa, far sì che questo patrimonio di quella che sarà la storia futura, oltre che la memoria della nostra città, possa arrivare a tutti e possa essere, almeno in questo modo, davvero condiviso. Ecco, l'immagine che abbiamo appena vista, molto molto bella, che ci ha proposto la regia, di questo fuoco che si sovrappone alla facciata bellissima di un barocco meraviglioso della nostra chiesa, simbolo in Piazza Duomo, simbolo ancor di più questa sera. Questa diretta naturalmente è per raggiungere tutti voi che ci state seguendo, sia attraverso il canale 73 che attraverso Facebook, questo social che in questi giorni è fondamentale per tenerci uniti e per tenere viva quella socialità, quella necessaria socialità che fa parte dell'essere umano proprio. Questa diretta vuole essere un tributo a tutti, a tutte le vittime, non soltanto del terremoto del 2009, ma di tutte le tragedie che abbiamo vissuto in questi anni, e delle vittime di questi mesi, di queste settimane. È una celebrazione che stiamo guardando in questo momento l'interno della chiesa del suffragio, sta cominciando la messa. Lasciamo allora l'audio della messa del cardinale e arcivescovo metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente l'Eucaristia, riconosciamo le nostre fragilità, le incoerenze che hanno contrassegnato le nostre giornate ed invochiamo la misericordia di colui che è infinitamente grande nella sua grazia e nella sua provvidenza. E insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. E le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito.
e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è la mia luce, mia salvezza. Il Signore è la mia luce, mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è la mia luce, mia salvezza. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Il Signore è la mia luce, mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Il Signore è la mia luce, mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è la mia luce, mia salvezza. Lode a te. Salve, nostro Re, tu solo hai compassione. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse:
Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono date ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che gli mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non avete sempre me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il coronavirus non ci ha sottratto questa celebrazione, l'ha solo resa diversa, ma non meno intensa e partecipata. La piazza antistante questa chiesa sembra quasi uno spazio insonoro, tutto tace. Ma questo silenzio non è mutismo, è campo di ascolto e anche parola. Proprio così, questo silenzio è eloquente, perché in esso risuona la voce della comunità aquilana, voce che va percepita con l'udito dell'anima. Anche la Chiesa nella quale celebriamo è solo apparentemente vuota, perché questo luogo è spiritualmente popolato. Permettetemi di fare una distinzione tra esserci e stare. I due verbi non sono equivalenti. I familiari e gli amici delle vittime del sisma sono qui, anche se non ci stanno fisicamente. Può capitare invece la situazione opposta, cioè di persone che stanno nello stesso posto senza esserci, perché sono assenti con la mente e con il cuore. Vi assicuro che stasera la nostra diocesi è presente al completo, come anche la comunità civile è tutta qui. Il noi aquilani esprime in questa commemorazione la sua prossimità convergente e partecipe. La liturgia eucaristica, come è noto, è sacramento dell'incontro, incontro con Gesù, il crocifisso risorto e con tutta la Chiesa. Il Signore viene tra noi
non solo in prima persona, ma con il suo corpo mistico, porta con sé i suoi, cioè coloro che gli appartengono. Ecco perché Sant'Agostino parla di Christus totus, Cristo totale. In questa prospettiva di comunione divina e umana vorrei proporvi alcune riflessioni sulla vita e sulla morte, o meglio, sulla morte alla luce della vita. In larga parte della cultura contemporanea, purtroppo, registriamo una visione amputata della vita. L'orizzonte dell'eternità non è negato, come avveniva in passato, ma è ignorato. Il paravento della visione secolarizzata copre il significato ultimo dell'esistenza. È come se, muovendosi in un territorio, venisse sistematicamente ignorata o taciuta la meta conclusiva. In questo modo non si farebbe un viaggio che presuppone una destinazione, ma si sarebbe esposti ad un nomadismo miope. Nella nostra epoca la morte viene spesso rimossa e occultata, oppure teatralizzata. Nella ricerca dello scoop sono frequenti immagini impietose messe in onda su circuiti mediatici. C'è pure la tendenza ad un approccio costruito su una emozionalità confezionata, composta di frasi fatte, slogan, in cui non compare la sacralità autentica che si addice al mistero. La domanda che pone la morte viene anestetizzata e sterilizzata, coperta con un'affettività superficiale ed estetizzante che non tocca il senso profondo degli eventi. La morte è sempre un dramma, lo diventa però in dimensioni quasi insopportabili quando giunge in modo inaspettato e violento. In quel caso non si muore, si è uccisi o da altri o dagli eventi. Ma al di là delle negazioni e dei tentativi di evitamento del discorso, nel profondo dell'anima c'è sempre, resistente a qualunque tentativo di cancellarla, l'intuizione che la morte non può avere l'ultima parola. Quindi la percezione originaria che la vita sempre la meglio, anche se in modo misterioso. Il Concilio Vaticano II scrive: in faccia alla morte l'enigma della condizione umana diventa sommo. L'uomo si affligge non solo per l'avvicinarsi del dolore e della dissoluzione del corpo, ma anche, e anzi più ancora, per il timore che tutto perisca. Però, con l'istinto del cuore, che giudica rettamente, quando aborrisce e respinge l'idea di una totale rovina e di un annientamento definitivo della sua persona, è nella ragione. Il germe di eternità che porta in sé, irriducibile come è alla sola materia, insorge contro la morte. Non stiamo qui per constatare la morte come dato di fatto, ma per viverla come un volto svelante e un passaggio fondamentale dell'esistenza umana. La visione cristiana afferma con forza che la vita non è tolta, ma trasformata. Dunque morire non significa essere inghiottiti nell'abisso oscuro del nulla, perché la morte è solo transito dalla vita alla vita. Gesù ha preso su di sé la morte e l'ha vinta. La sua risurrezione è il trionfo della vita. Dunque, nella Pasqua di Gesù, la morte è morta e per noi diventa porta che spalanca l'accesso alla comunione con Dio, con noi stessi e con gli altri. Per vivere serenamente il confronto con la morte occorre avere la luce della verità tutta intera e il coraggio di soffrire bene, il che non è un esito scontato. Infatti si può soffrire male.
E chi soffre male soffre due volte. Soffre perché soffre e soffre perché non vuole soffrire. Per questo, quando c'è il rigetto del dolore, si attivano due reazioni opposte, tra loro strettamente imparentate ed entrambe negative. Infatti, anche se di segno contrario, risultano figlie della stessa allergia. La prima reazione è la rabbia, che genera la ribellione e il rancore. La seconda è l'avvilimento, che porta a un incubimento rassegnato e spesso indolente. Si pone una domanda: si può soffrire anche intensamente e al tempo stesso custodire la pace? La Pasqua di Gesù ci offre questa straordinaria possibilità se lasciamo trasformare la mente e il cuore dalla grazia. Risposta dunque è sì, ma permettetemi di spiegarmi ricorrendo ad un esempio. Un vento impetuoso può scatenare la tempesta e sollevare sul mare onde molto alte, ma se si scende a 50 metri di profondità si trova la pace, lì le acque sono tranquille. Dunque, nello stesso mare, in superficie c'è la bufera, ma nei livelli sottostanti si incontra la quiete. Se un'imbarcazione naviga solo in superficie, è sballottata dalle onde e rischia il naufragio, ma se fosse attrezzata ad immergersi, come un battiscafo, troverebbe negli strati più interni la serenità e la sicurezza. Se rimaniamo alla superficie della nostra esistenza, siamo inevitabilmente esposti alle meteorologie avverse delle emozioni negative e delle idee sbagliate. La conseguenza è una vita resa vulnerabile a oscuramenti di prospettiva e a sofferenze impreviste che non sappiamo gestire e di cui rimaniamo vittime. Ma se alla luce della fede impariamo a scendere verso il centro di noi stessi, non da soli, ma in compagnia della comunità ecclesiale, facciamo progressiva esperienza dell'incontro con il Signore, verità, vita e via. Così possiamo entrare nella sua Pasqua e farla nostra. Allora riusciamo a pronunciare i sì alla volontà di Dio, che ci liberano dall'angoscia e ci donano di riposare confidenti nel suo amore. In questo caso si può dire, riprendendo e trasferendo l'espressione del prefazio, la sofferenza non è tolta ma trasformata. Avvicinando chi è colpito dalla morte nei suoi affetti più cari, la comunità cristiana deve mettere in movimento la pastorale della consolazione, che non sta nel tentativo maldestro di sminuire la portata drammatica di ciò che è avvenuto, e neppure si trova nell'accettazione fatalistica e rassegnata degli eventi, ma si sviluppa nella capacità di dare significato in chiave pasquale all'esperienza vissuta, per quanto segnata dalla sofferenza. La consolazione scaturisce dalla fede, che non ricorre alla negazione e neppure cerca di manipolare la storia con cosmesi verbali. La consolazione esige la disponibilità alla condivisione e all'affiancamento, richiede la capacità di entrare in consonanza con il vissuto del prossimo, secondo la formula dettata dalla carità: il tuo dolore lo faccio mio, perciò diventa nostro. E ciò che è abitato dall'unità evangelica diventa spazio in cui il Signore si rende presente e compie opere stupende. Alcuni aspetti dell'impegno nella consolazione appaiono nel brano del profeta Isaia.
dove si legge: «Ho posto il mio spirito su di lui, non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna ingrinata, non spegnerà uno stuppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità». La consolazione cristiana poggia sull'accoglienza evangelica, sulla partecipazione fattiva, evita ogni forma di intrusione o di forzatura relazionale, rispetta i tempi, i modi e le tappe di un cammino maturativo personalizzato, agisce con tenerezza fraterna e adotta lo stile della vicinanza delicata. La consolazione data e ricevuta accende l'amicizia vera, quella che costruisce non sulla sabbia, ma sulla roccia che è Gesù. In sintesi si potrebbe dire che la consolazione sta tutta nell'imparare a stare accanto al prossimo con lo stile di Maria. I nomi delle vittime del terremoto sono incisi in questo sacrario, ma soprattutto sono custoditi nel cuore delle famiglie e della nostra gente. Verranno letti durante la liturgia eucaristica proprio per sottolineare il fatto che tra loro e noi non c'è una distanza invalicabile, ma abitiamo la stessa casa, anche se dimoriamo in stanze diverse. La linea di collegamento tra lassù e quaggiù è la scala della comunione, attraverso cui le grazie che i fratelli dimoranti nell'eternità ci ottengono possono scendere fino a noi e le nostre preghiere possono salire fino a loro. Stasera la nostra comunità intercede anche per quanti sono stati investiti dallo tsunami della pandemia. Così l'Aquila diventa per una notte capitale della preghiera innalzata per le vittime del virus Covid-19 e per le loro famiglie provate da un dolore indicibile. Per questo in una intervista ho affermato che stasera il cuore degli aquilani ospiterà il mondo. Preghiamo anche per tutti i contagiati, specie per i casi più gravi, e per tutti coloro che anche a costo della loro vita si battono per sconfiggere questa calamità sanitaria. Maria la desolata ha partecipato allo strazio della morte in croce di Gesù. Ecco lei che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene, ha scritto Papa Francesco. Le madri che hanno perso un figlio piangono con le sue stesse lacrime. Affidiamo all'umile Vergine di Nazareth i nostri parenti, gli amici e tutti coloro che in questo tempo drammatico sono passati da questa terra al giorno eterno che non conosce tramonto. La speranza che non delude ci assicura che li rivedremo e li potremo stringere a noi con un abbraccio eterno. Sia lei a custodirli con il suo amore materno e li accompagni sempre nella gioia infinita dell'incontro faccia a faccia con il Padre Celeste per mezzo di Gesù, il Signore crocifisso e risorto, nella comunione dello Spirito Santo. Amen. Rinnoviamo insieme la nostra professione di fede, ma prima innalziamo la nostra preghiera nella certezza che ciò chiediamo
nel nome del Signore Gesù, ci verrà dato. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri cari 309 fratelli morti nel terremoto del 6 aprile 2009, i tanti bambini, i tantissimi giovani, le religiose, le persone anziane, le donne e gli uomini di ogni condizione, perché tutti si trovino insieme a contemplare per sempre, nella terra dei viventi, la tua infinita paterna bontà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i loro familiari, i parenti, gli amici cari, particolarmente per i figli cresciuti senza genitori e per i genitori che non hanno visto diventare grandi i loro figli, perché il dolore sempre vivo che custodiscono nel cuore sia consolato e confortato dalla comunione spirituale e dai frutti di bene compiuto nel loro nome. Preghiamo. Per le migliaia, tante migliaia di persone strappate alla vita terrena nelle scorse settimane, e che ancora ansimanti stanno arrivando alla tua presenza, perché nella terra celeste in cui vengono ricondotte possano respirare la pienezza della vita per l'eternità e da lì mandare consolazione a familiari e amici cari lasciati senza un ultimo abbraccio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che lottano per la vita, i malati attaccati ai respiratori o che soffrono nei reparti degli ospedali o in isolamento nelle proprie case, quanti infaticabilmente si prendono cura di loro, rischiando la loro stessa vita. Coloro che lottano nelle case di riposo e quanti altri rischiano ogni giorno, senza risparmiarsi, per garantire i servizi essenziali anche attraverso il volontariato, perché il tuo spirito, Signore, li ricolmi in abbondanza del dono della fortezza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il popolo aquilano, che ha visto bruscamente interrompersi l'avviato percorso della rinascita della città ed è stato richiamato a vivere ancora il tempo della paura e dell'angosciosa incertezza per il futuro. Perché la protezione dei suoi santi patroni e lo sguardo materno di Maria lo aiutino a saper attingere dal suo faticoso recente passato la forza per affrontare le nuove prove nell'unità e con le immancabili catene della solidarietà. Preghiamo. Per la comunità ecclesiale aquilana in cammino verso la Pasqua di risurrezione, i giorni intensi della Settimana Santa, seppur vissuti nella distanza e con il sofferto digiuno eucaristico dei laici, l'aiutino a raggiungere e a sollevare i tanti fratelli e sorelle che stanno vivendo la quarantena in condizione di maggiore difficoltà, presi dall'ansia, da sconfortato avvilimento, dall'indebolimento della propria fede e dal sentire meno la speranza che non delude. Preghiamo. O Dio che conosci la vita degli uomini del nostro tempo, sottoposti a tante necessità e pericoli, accogli i voti e le preghiere dei tuoi figli che si affidano al tuo amore di Padre. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, salvezza del popolo aquilano, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
rallegratevi in attesa del Signore. Improvvisa giungerà la sua voce, quando lui verrà sarete pronti e mi chiamerà amici per sempre. Nella notte, oh Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo, e fa che l'albero della croce che ha annullato la nostra condanna produca per noi frutti di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, che segna la sconfitta dell'antico avversario e l'evento stupendo della nostra redenzione. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Abdisha Nurige, Ajrulai Alena, Alessandri Carmine, Alloggia Silvana, Aloisi Anna, Alviani Marco, Andreassi Irma, Andreassi Loreto, Antonella, Olivieri Francesca, Olivieri Francesco, Antonacci Giuseppa, De Felice Fabio, Antonini Jenny, Antonini Giusi, Antonini Maurizio, Antonini Stefano, Tamburro Giuliano, Tamburro Marino, Antonucci Madre Maria Gemma, Ascaride Paolo, Bafile Vittorio, Del Beato Maria Laura, Del Beato Marisa, Balassone Silvana, Brunelli Giulio, Basile Anna, Di Battista Giuliana, Bassi Agata, Ferrauto Filippo, Battista Ines, Belfatto Angela, D'Andrea Vinicio, Berardi Achille, Berardini Giovanna con Giorgia, Giugno Francesco, Giugno Luigi, Bernardi Gaetano, Bernardi Loredano, Pace Ezio, Pace Flavio, Bernardi Maria Pia, Giannangeli Riccardo, Giannangeli Vincenzo, Berti Valentina, Esposito Andrea, Marco Tullio Maria, Bianchi Nicola, Biasini Giovanni, Biondi Elisabetta, Cosenza Giovanni, Bobu Darinca, Girocenau Antonio Jovan, Girocenau Lorenzio Costantin, Bolognese Calvi Angela, Bonanni Anna Bernardina, Borrelli Margherita, Bortoletti Daniela, Bosti El Saget, Pronico Sara, Bruno Berardino, Colaianni Elisa, Zugaro Giuseppina, Bruno Filippo Maria, Brusco Luisa, Calvisi Maria, Calvitti Massimo, Sabatini Serenella, Canu Antonica, Carli Augusto, Capasso Iolanda, Di Pasquale Alessia, Capuano Luciana, Carletto Cantalini Lidia, Carli Anna Maria, Carnevale Giulia, Carosi Claudia, Carpente Giovannino, Cavagna Marco, Cellini Luigi, Centi Antonio, Centi Ludovica, Passamonti Fabiana Andrea, Centi Pizzutilli Rocco, Centofanti Davide, Ceparuolo Teresa, Cervo Francesca, Liberati Vincenzo, Chernova Marigia, Chiarelli Achille, De Angelis Lisa, Chiavaroli Giuseppe, Cialfi Loris, Franco Rosalba, Cialone Katia, Gioia Pier Vincenzo, Ciancarelli Elvezia, Liberati Vezio,
Cicchetti Adalgisa, Cimini Anna, Cimoroni Concetta, Cini Lorenzo, Pacini Arianna, Cinque Davide, Cinque Matteo, Visione Daniela, Ciocca Elena, Smargiassi Francesco, Ciolli Danilo, Cirella Chiarina, Ciuffini Dario, Ciuffini Nadia, Ciuffoletti Fernanda, Cocco Anna, Colaianni Ada Emma, Di Marco Paolo, Di Marco Stefania, Colaianni Antonina, Paolucci Maria Gabriella, Colaianni Daniele, Colaianni Dora, Colaiuda Vincenzo, Colonna Tonino, Compagni Giovanni, D'Amore Osvaldo, D'Ignazio Assunta, Cora Alessandra, Cora Antonella, Massimino Patrizia, Corridore Rocco, Costantini Luigia, Cristiani Armando, Cruciano Angela Antonia, Esposito Francesco Maria, Cupillari Andrea, Pezzopane Benedetta, Dal Brollo Alice, Damiani Giovanna, D'Antonio Giovannina, De Angelis Jenny, De Felice Alessandro, De Felice Antonio, De Felice Lorenzo, De Iulis Luigi, Della Cruz della De Acero Corsina Roberta, De Nuntis Maria Giuseppa, Muzzi Liberio, Muzzi Lucilla, De Paulis Anna Maria, Zaninotto Sergio, De Santis Angelina, De Vexis Panfilo, De Vexis Pasquale, De Vexis Sara, Deli Serafina, Giustiniani Armando, Della Loggia Lorenzo, Persichitti Sara, D'Ercole Alfredo, D'Ercole Simona, Di Giacobbe Maria, Di Battista Martina Benedetta, Di Cesare Luca Maria, Di Filippo Rosina, Di Pasquale Alessio, Di Silvestre Gabriele, Di Simone Alessio, Di Stefano Domenica, Pezzopane Tommaso, Di Stefano Adolinda, Ranieri Oreste, Di Vincenzo Caterina, Donati Delfino, Dottore Corrado, Elleboro Liliana, Enesoio Adriana, Fabi Domenica, Ferella Delia Solidea, Fioravanti Claudio, Gianni Franca, Fiorentini Liliana, Fiorenza Impidio, Frati Mauran, Fusari Luisa, Fabaro Patrizia, Gasperini Vilma, Lippi Giovanna, Lippi Giuseppe, Germinelli Chiara, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela, Germinelli Rosa, Russo Anna Maria, Tomei Paola, Giallonardo Aurelio, Vasarelli Giuseppina, Giannangeli Salvatore, Grec Marina, Guercione Alberto, Amade Hussein, Asani Demal, Asani Refit, Iavaniglio Michele, Iberis Maria Incoronata, Innocenzi Piera, Iovenitti Tommaso, Iovine Carmelina, Italia Giuseppe, Puglisi Paola, Koufolias Vassilis, Lannutti Ivana, Leonetti Maria, Lisi Pasqualina, Lomarco Walter Luis, Longhi Laura, Lopardi Lolli Lidia, Loretelli Maria, Lunari Luca Maria, Magno Ada, Marchione Francesca, Marco Tullio Bruno, Marco Tullio Elide, Marotta Carmine, Serperlotti Maria Grazia, Marrone Lina Loreta, Marrone Maria Gilda, Marrone Maria Fina, Sidoni Emanuele, Sidoni Emilio, Marzolo Giuseppe, Mastracci Luana, Mastro Pietro Luisa,
Mazzarella Anna, Mazzeschi Valeria, Micarelli Carlo, Miconi Giuseppe, Rosa Antonina, Migliarini Roberto, Parabocc Anna, Mignano Maria Civita, Milani Francesca, Monti Vincentini Erminda, Moscardelli Federica, Muntean Silvio Daniel, Natale Maurizio, Necrini Vincenza, Nozovski Andrei, Orlandi Argenis Valentina, Osmani Valbona, Palumbo Suoranna, Papola Arturo, Papola Elena, Papola Mario, Parisse Domenico, Parisse Domenico, Parisse Maria Paola, Pastorelli Alessandro, Pastorelli Sonia, Pezzopane Iole, Pezzopane Susanna Maria Celeste, Piacentino Ilaria, Puliti Andrea, Rambaldi Ilaria, Verzilli Paolo, Ranalletta Rossella, Ricci Pierina, Ricci Suor Lucia Rosina, Romano Carmen, Romano Elvio, Romano Giustino, Romualdo Maurizio Rocco, Rossi Michela, Rossi Valentina, Rotellini Silvana, Salcuni Martina, Salvatore Antonio, Santilli Anna, Santo Suosso Marco, Sbroglia Edvige, Scimia Maria, Scipione Serena, Sebastiani Lorenzo, Sferra Ernesto, Silvestrone Vittoria, Spagnoli Assunta, Spagnoli Flavia, Spagnoli Sandro, Spaziani Claudia, Vittorini Fabrizia, Sponta Aurora, Strazzella Michele, Tagliente Vittorio, Terzini Enza, Testa Evandro, Testa Ivana, Tiberio Noemi, Troiani Raffaele, Turco Giuliano, Urbano Maria, Valente Mario, Vannucci Matteo, Vasarelli Vittoria, Vecchioni Dante, Zaccagno Armelio, Zavarella Roberta, Zelena Marta, Zingari Guido, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La Chiesa comprende tutti coloro che sono entrati nell'eternità di Dio e quanti come noi camminano nella storia. Siamo una sola famiglia in Gesù, il crocifisso risorto e asceso al cielo. Per questo preghiamo con le parole che lo Spirito Santo accende nel nostro cuore dicendo insieme: Padre nostro, sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza,
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Perfetta sei, credo.
Preghiamo, visita Signore il tuo popolo consacrato da questi santi misteri, proteggilo con il tuo amore premuroso perché custodisca con il tuo aiuto i doni che ha ricevuto dalla tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione di Maria, madre modello della Chiesa, venerata con il titolo di Salus Populi Aquilani, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve, salute del popolo aquilano, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, dai vigore alla nostra speranza. Guarda i tuoi figli col tuo amore, mostrati madre anche per noi, insegnaci a credere con tutto il cuore che Dio Padre ha cura di noi. Salve, salute del popolo aquilano, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, dai vigore alla nostra speranza. Sì, per noi scudo e vincastro nella lotta contro il male. Sostieni, o Madre, il tuo popolo, e la pace sia sempre con noi. Salve, salute del popolo aquilano, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, dai vigore alla nostra speranza.
Siamo tornati in studio, eccoci di nuovo. Abbiamo appena ascoltato la messa in suffragio delle vittime del terremoto del 2009 officiata dall'arcivescovo e cardinale Giuseppe Petrocchi, una messa suggestiva, molto particolare, con una chiesa vuota, con il silenzio intorno, un silenzio che è eloquente, ha detto nell'omelia l'arcivescovo Petrocchi. Una messa a cui seguiranno adesso i rintocchi delle campane, 309 rintocchi che verranno ripetuti alle 3:32, e su questi rintocchi noi ci saluteremo. Ci salutiamo adesso sostanzialmente, vi abbiamo raccontato questa lunga notte del dolore, Nello, lo abbiamo raccontato con tante voci, tante testimonianze, ma soprattutto ricordando il silenzio di questo anniversario in epoca di pandemia coronavirus. Beh, un silenzio che forse banalmente potremmo dire ha parlato molto più di tante parole. Lo ricordavi, l'ha richiamato anche l'arcivescovo, il cardinale Petrocchi. Questo silenzio mi ha molto colpito, anche il richiamo, e non è il primo in questi giorni così difficili, di Petrocchi al senso di comunità, segno che in questo momento c'è il timore che 11 anni dopo la comunità per altri motivi torni a sfilacciarsi, ed invece oggi più che mai è necessario, sebbene ognuno in casa propria, di ritrovarsi, di ritrovarlo quello spirito di comunità, anche se non fisico, materiale, ma quantomeno ideale. E in qualche modo è questo che abbiamo tentato anche di restituirvi questa notte con la nostra lunga diretta dalle strade deserte dell'Aquila, restituirvi un po' il senso di quello che doveva essere e di quello che diversamente è comunque stato. Angelo. E a questo si aggancia anche un'altra riflessione che ha lanciato Petrocchi dall'altare nel corso della sua omelia, la differenza, no, tra l'essere in un posto e lo stare. Si può essere in un posto anche senza starci fisicamente, e accade purtroppo anche il contrario. E questo è un messaggio che si può estendere non solo al ricordo del sisma, ma a tutto il periodo che stiamo vivendo. Grazie Angelo, grazie Nello per grazie essere stati Angela. Insieme grazie a me a te, questa Angela. Sera. Vi abbiamo raccontato questa lunga notte. Io vi saluto insieme ai miei colleghi, ringraziando tutti i tecnici, Marco Giancarli che è stato in piazza, tutti i tecnici che hanno lavorato con noi stasera, chi è stata alla regia e che ha permesso di raccontarvi questa lunga notte del dolore. Vi lasciamo ai rintocchi delle campane con questa frase che ho preso dall'omelia del cardinal Petrocchi: stasera il cuore degli aquilani ospiterà il dolore del mondo. Grazie a tutti, buonanotte. Let's do it.